Bentornati ragazzi con la nostra mega mitica guida di Spiro 3, let's replay. Allora, nell'episodio precedente abbiamo fatto un po' di piazza pulita qui alla base del Sergente Bird. Così che in questo episodio adesso ci incentreremo sulle ultime cose, ossia le ultime due aree da esplorare di questo livello, il punto abilità e il punto abilità. Ok, allora, prima cosa prendiamo, ecco, le bombe. Cominciamo ora con le talpe. Ho dovuto ricominciare il livello perché, niente, ho riavviato la console. Sapete, faccio 3 episodi al giorno. Non c'era spazio per un quarto video perché la memory card di questa telecamera fa veramente schifo. Non posso uscire a comprarne una nuova perché il coronavirus, sapete com'è, non si può uscire, eccetera. Allora, lì vedo un'altra talpa. Andiamo subito. Ecco, vai, che se sta in alto le merdose. Ecco qua, perfetto. Le merdose non rientrano nelle tane, no? Bene, allora dai. Qui. Perfetto. E un'altra. È un'andata. Allora, riprendi un'altra serie di bombe, dai, caro. Su, perfetto. Allora, qui in alto, se non mi ricordo male, ce ne doveva essere un'altra. No, coccinelle. Vedo solo coccinelle. Niente, talpa. Mi sono confuso con l'entrata di questa zona mega galattica. Allora, visto che siamo vicini, andiamo per prima cosa a liberare il colibrì. Ecco questo qua. Allora, quello là come si fa a liberare? Speriamo i soffioni di fuoco. Vai, sto passando con un tempismo alla grande, dai. Tempismo alla grande, sto par di palle, vai, subito. Allora, Madonna, quando imparerò a stare zitto? Quando imparerò a dire sto andando bene? Quando imparerò a non dire sto andando bene, sto andando alla grande? Quando? Quando cazzo mi imparerò? Forza, esci. Ne rimane solo uno. Allora, e cerchiamo di non totalizzare la seconda morte del Let's Play. Siamo solo a una morte. E cerchiamo di tenere questo standard continuamente. Ma cosa? No, no, scusa. Cos'è che mi avrebbe preso? Forse ce n'era un altro, uno in alto nascosto dalle rocce, però non mi pare di aver colpito il fuoco. Allora, qui andiamo a prenderci un paio di coccinelle perché mi hanno ridotto proprio male. E intanto delle bombe. Prendi le bombe, dai, che mi serve sia per liberare l'ultimo colibrì, per le ultime gemme, che anche per quelle maledette talpe. Allora, una. Ehi! Oh! Madonna! Quanto può essere? Ok, la mia mente sta esplodendo. La mia mente sta esplodendo perché non è riuscito a prendere una coccinella come si deve. Vai, vai, l'hai ammazzata su Sparks. Abbuffati, magnate la lucertolina, si voleva dire la farfalla. Ok, qui ci deve essere un'altra talpa, se non mi ricordo male. Vediamo un attimo, che l'avevo colpita per sbaglio nell'episodio precedente. Ah, eccola qui, vai. Aspetta un attimo. No, 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 ecco qua. Sganciare le bombe! Boom! No, 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 non devi sganciarle adesso! Deficiente, dico deficiente perché pinguino efficiente suona male. Allora, da questa parte adesso dove c'è un'altra talpa, no, ce ne sono altre due, ecco. Allora, una qui, fermo triangolo. Vai, una. E due. Ora però mi tocca tornare indietro a prendere altre bombe perché qui non ne ho più. Allora, missili, missili, missili. Qua, perfetto, vai. Dai, ok, prendi i missilozzi, vai. Allora, oh, una cosa, dove? Vai, perfetto, meno male, guardate che l'ho trovata, se no poi ci stavo a rompermi un sacco. Dicevo, come, 5 gemme, dove adesso? Vai, sì. Lo sapete, io sono un maniaco del controllo, non appena le cose mi sfuggono di controllo, do di matto. Allora, ecco, qui c'è una talpa, vai. Sì, vabbè, mi conoscete. Ve l'ho detto adesso. Ah, concesso punto abilità. Era l'ultima, quindi perfetto. Mi conoscete. Cioè, anche se non ve l'avevo detto, mi sa che l'avete intuito che sono un maniaco del controllo. Che appena gli sfuggono le cose di mano, non va come se le aspetta. Sì, ve l'ho anche detto. Mi sa che l'avrete ormai capito da tempo. Che non appena le cose nei giochi non vanno come mi aspetto, divento matto e faccio figuracce. Allora. No, 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 non sganciare le bombe. Allora, le bombe qui sono un'ottima protezione lava. Ecco, guardate, infatti, come vi ho detto nell'episodio precedente, ecco qua, vedete, avere oggetti sotto ci impedisce di fottere
nasconderci nella lava. Bene, allora qui prendiamo tutte le gemme. Una da 5. 500 su 500? Ma ben venga, guarda, vai! Prima di venire, yeah, esplosione. Sì, ma parla più lentamente che non ti capisco. Allora, perfetto, Roy. Roy Mustang, leggendario alchimista di fuoco in Fullmetal Alchemist. Ok, 3 su 3. Sto livello è stato completato? Sì, bene, livello completato. Ci resta che uscire adesso dal livello e... niente. Ci resta che uscire dal livello. E adesso sarebbe Spike? Sì, no, cosa facevo? Aspetta, facevo... non mi ricordo... Ah no, sì, facevo livello circuito, livello boss e poi backtracking, mi sembra. Sì, sì, sì. E allora... bene, per questo episodio è tutto. Abbiamo completato la base del sorgente board anche in meno tempo di quel che mi aspettassi, sinceramente. Credevo di dannare di più per cercare le talpe e le gemme, ma a quanto pare no. Veloce, Spiro, stiamo andando dalla trottola. Andiamo alla trottola. Bene, eccola qui. Però noi non andremo subito al mondo successivo. Ecco, i nostri amici hanno riparato il veicolo. Non andremo subito al mondo successivo. E... io sto strillottando troppo di nuovo, per cui ora rimbomberò tutto l'audio per l'ennesima volta, tanto non imparo mai a parlare a voce normale. Allora, questo, per quest'oggi è tutto, ragazzi. Noi ci rivediamo alla prossima con il circuito, cioè Velocilandia, ovvero il Country Speedway. Allora, bene ragazzi, per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo alla prossima con Velocilandia, sperando che la gara non ci faccia troppo dannare. Ciao!